Ecco Valentina, un grande movimento di solidarietà, quello che si sta muovendo per raccogliere fondi per consentire a Walter Bell di affrontare le terapie di riabilitazione necessarie che quest'oggi hanno trovato anche questa iniziativa di Amici Ciclisti. Sì, assolutamente sì. Walter è un bardigiano, un cittadino dei nostri monti, oltre a essere un grande amico mio personale. Queste iniziative danno il senso veramente di una grande famiglia e dell'importanza di vivere in questi luoghi dove siamo tutti insieme, diciamo un po' così. Walter è una persona che ha sempre affrontato le sfide a testa alta e le ha sempre vinte, e sono convinta che vincerà anche questa. E queste cose gli danno una forza incredibile. Io come sindaco del mio paese, come sindaco del paese di Walter, non posso che ringraziare la comunità di Borgotaro per questa iniziativa importantissima e per tutte le altre iniziative che vengono fatte sia qui a Borgotaro che nei comuni limitrofi, che danno veramente un senso di solidarietà tra i paesi verso un campione a livello nazionale e internazionale che ha fatto grande i nostri monti e il ciclismo in generale. Non è la prima iniziativa che si fa a Borgotaro in favore di Walter Bell, se ne sono già allestite delle altre, questa ha qualcosa di speciale. Sì, già tante le iniziative che a Borgotaro, ma come in tutta la Valtaro e in Valceno, sono state organizzate nei mesi passati e continueranno ad essere organizzate. Questa naturalmente ha una caratteristica molto legata allo sport, al ciclismo, allo sport che è anche lo sport di Walter, e che quindi vede una bellissima idea e vede i nostri ciclisti del Ciclo Club Imbriani di Borgotaro, quattro in particolare, che saranno impegnati in questa traversata che unisce la nostra comunità borgotarese con la comunità di Cutro, e quindi un'unione ideale da nord a sud nel nome di Walter. Un bellissimo segno di solidarietà nello sport. Credo che questo sia il messaggio più bello che esce anche da questa iniziativa, che ancora una volta vede insieme anche le nostre amministrazioni, quella di Borgotaro e quella di Bardi, a sostegno e a patrocinio di un'iniziativa così importante e così significativa. Ecco Marco, tu spiegavi qual è l'attuale situazione di Walter, la situazione di una persona che ha avuto una lesione molto grave che però non si arrende. Sì, appunto, prima spiegavo qual è la situazione attuale di Walter dopo la lesione che ha avuto, che è la lesione midollare, quindi essendo mieloreso lui continua a lottare e lotta sempre di più, ogni giorno di più. Oggi sono andato a trovarlo e anche se oggi non aveva fisioterapia, lui continuava lo stesso a fare esercizi, quindi lui continua a lottare e penso che non smetterà mai di lottare. Grazie a tutte queste iniziative che stanno facendo a Borgotaro, Bardi, tutta Italia, Londra, lui prende forza da voi e prende forza da tutti questi eventi, quindi noi non possiamo fare altro che ringraziare tutte queste persone che si stanno muovendo. Per adesso lui rimarrà ancora in questa clinica per altri mesi, fino ad agosto, settembre, ottobre, credo, e poi dopo penso che troveremo dei centri un pochettino più specializzati, avendo all'oggi un quadro clinico ben più definito, quindi riusciremo a portarlo in una clinica dove potranno lavorare in maniera più dettagliata sul suo singolo problema o per cercare comunque anche di fargli riprendere il respiro, che all'oggi è quello che noi speriamo possa succedere. E vi ringrazio tutti da parte nostra, mia, di Diego, della mia famiglia, della ragazza di Walter e in primis da Walter stesso. Grazie mille. Attorno a questa iniziativa si sta, diciamo, sta suscitando questa iniziativa un interesse notevole e si stanno coagulando tante sinergie che forse voi, quando avete avuto questa idea, non vi aspettavate. No, non ce l'aspettavamo, perché di recente abbiamo avuto un incontro con Dall'Ara Automobili, e i quali ci hanno veramente lasciato a bocca aperta. Quali hanno esordito dicendo che faranno una cosa in stile Dall'Ara, quindi fatta bene, bellissima e
innovativa. Noi veramente non sappiamo quale sarà la cassa di risonanza della nostra manifestazione, però speriamo che sia la più utile a Walter, più che a noi, insomma. Niente, per Walter l'ho già ripetuto, lo ripeterò ancora, dobbiamo portare più soldi possibile perché ce n'è bisogno, come diceva il fratello, che Walter ha un problema serio, e niente, arrivati giù, sentito i miei parenti, i miei paesani, che anche giù come solidarietà sono abbastanza sensibili, speriamo che anche giù riusciremo a raccogliere qualcosa per Walter.